Pietracuta e Gatteo si affrontano al Bindi nel quarto turno del torneo di promozione Romagna Girone D. Le due compagini viaggiano appaiate in classifica a quota 4 punti. La direzione di gara è affidata a Torricella di Ravenna, un po' troppo fiscale, gioco spezzettato varie volte, specie nella prima frazione di gara. Alla fine finirà sotto il sottacquino rosso anche il nuovo entrato Bargelli. Un episodio da rigore discutibile e un'espulsione non decretata, ma andiamo con ordine. Il Gatteo in maglia rossa si getta subito in avanti, con questo fendente dalla distanza a cura di Ricci, neutralizzato dalle Ardini. Il Pietracuta risponde con Fratti, tiro a giro dell'attaccante ma fuori misura. Il Gatteo gioca in scioltezza, l'asse Comunello Fancellu provoca la battuta finale proprio dell'attaccante in maglia numero 11 con le Ardini che blocca distendendosi alla propria sinistra. Alla mezz'ora l'episodio che lascia parecchie perplessità agli uomini di casa. Josop perde palla a favore di Fabri, il numero 8 serve il compagno Tomassini che sembrerebbe essere steso dall'altro numero 10 Camillini. L'arbitro fa cenno di proseguire, il replay ci fornisce utili indicazioni. Il Pietracuta non demorde, Fratti su punizione chiama alla presa l'attento Niang, mentre su fine di tempo porta a spasso avversario il pallone, ma Niang si distende nel tentativo di neutralizzare il suo tiro cross, ma fornisce un assist invitante per Fabri che si lascia ribattere la propria conclusione dal muro difensivo giallo-rosso. Giallo in area di rigore anche del Pietracuta, Comuniello, il migliore dei suoi, cade a terra, ma anche in questo caso Torricella lascia proseguire decretando pochi istanti dopo la fine della prima frazione di gioco. Con le immagini passiamo alla ripresa, sicuramente più emozionante. Il tiro dalla distanza di Tomassini è da dimenticare, mentre si divora l'occasionissimo del vantaggio Bertozzi, favorito dal lancio di Guidi. Il Pietracuta non rimane certamente a guardare, rimessa di Mularoni a servire Fratti, palleggio in area di rigore Sombrero e tiro sul palo di Niang che devia in corner. E quando il gol sembra cosa fatta, l'apertura di Evaristi per Tomassini porta a questo tiro che si spegne alto, mentre la punizione di Fratti fa volare Niang alla propria sinistra a dire di no. Il Gatteo in sordina avanza, l'asse Bertozzi Fiori porta a queste recrimini con conseguente scambio di scaramucce tra Bertozzi e Lardini, anche qui Torricella sorvola e mentre Tomassini spara alle stelle l'ennesimo pallone del match, il Pietracuta sblocca meritatamente la gara, il nuovo entrato Bruma penetra in area di rigore e batte Niang in uscita la disperata, 1-0 e festa grande in casa rossoblù. Bruma divenuto tra l'altro un idolo dei giovani tifosi di Pietracuta. E sulle ali dell'entusiasmo Fabri serve Fratti che in volée spedisce di poco a lato guadagnando l'applauso del pubblico locale. Comuniello sul versante opposto fa venire i brividi alla difesa locale, tiro cross che si spegne a lato. Poi su una battuta di una punizione Puyer già ammonito stoppa la sfera col braccio. L'arbitro decreta il giallo e poi l'espulsione, ma su segnalazione del suo assistito ci ripensa e ammonisce Josop considerando lui reo del fallo, ma prenderanno entrambi una svista enorme. Della conseguente punizione se ne incarica Evaristi che sfiora la marcatura e quando in pieno recupero Bomber Fratti riceve il cioccolatino comodo da scartare da depositare in fondo a rete quasi non sembra vero per il 2-0 del Pietracuta. Ora la festa è completa. Fine dei giochi? Manca dirlo. Prima di rompete le righe il neoentrato Bargelli rimedia per un'intrattazza il cartellino giallo, poi rivolge qualche parola di troppo al direttore di gara che lo espelle, decretando successivamente la vittoria meritata del Pietracuta. Per il Gatteo il solo Comuniello non basta, la squadra di Giorgini gioca un tempo alla pari, nella ripresa si spegne lasciando decisamente l'ultima mezz'ora di gioco a Fratti e compagni.